Ben ritrovati, eccoci qui nuovamente in diretta per collegarci con il sindaco Raffaele Mondelli, sindaco di Omignano Scalo. E allora chiediamo al sindaco però di ruotare il cellulare in senso orizzontale, mi fanno presente dalla regia, perché lo vediamo in verticale, quindi ci sono le barre nere ed è un po' brutto come scenografia. Ecco. Eccoci qua, sindaco, ben trovato. Come state? Telefonata in arrivo, sicuramente come al solito capita ai nostri ospiti. Bisogna trovare un sistema, magari dire loro di escludere le chiamate in entrata. Eccolo là. Sindaco, come stai? Salve, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, questa bellissima manifestazione Tamorra Fest per questo weekend lì a Salento e Omignano. Sindaco, noi ci teniamo molto a pubblicizzarla, soprattutto perché, come sai, da luglio trasmettiamo in tutta la regione Campania e quindi invitiamo tantissimi telespettatori a venire a visitare il suo territorio per questo weekend e magari anche per poter programmare prossimamente anche altre destinazioni in futuro. Com'è l'aria? Che aria tira in questa, diciamo, In questi giorni ci stanno, preparazione? parlare di preparativi di quest'anno dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid, torniamo con una ricca proposta di eventi estiva. Finalmente ripartiamo dopo 2 anni passati a gestire l'emergenza creata dalla pandemia con diverse manifestazioni, ma tra le novità si segnala la prima edizione del Tamorra Fest. 2 giorni al ritmo di musica popolare campana, un evento organizzato dall'Associazione Culturale Cilento Cinema e Scuola e dai comuni di Omignano e Salento. E a tal proposito voglio ringraziare il presidente Francesco Cairone, il suo collaboratore Giacomo Muscariello e il direttore artistico a te Gianni Petrizio. Sindaco, sono emozionato come te per questa prima edizione che sono sicuro partirà alla grande. Insieme faremo un gran lavoro, quindi noi siamo assolutamente fiduciosi e naturalmente ti ringraziamo per aver accettato la proposta dell'associazione. Sì, guarda, è importante, ripeto, creare l'obiettivo era quello è quello di arricchire l'offerta turistica e di creare un prodotto artistico, culturale da riproporre negli anni. Un appuntamento estivo apprezzato non solo dai residenti, dai cilentani, ma anche dai turisti. E quindi un altro obiettivo importante della manifestazione è quello di valorizzare il patrimonio musicale, far conoscere soprattutto alle nuove generazioni e a chi viene in vacanza nel nostro Cilento la bellezza e l'importanza della musica. E quindi siamo, diciamo, veramente contenti di aver aderito a questa iniziativa proposta dall'Associazione Culturale Cinema e Scuola. Allora, io ne approfitto anche di pubblicizzare, te lo dissi quando abbiamo fatto la conferenza stampa, ma anche di rendere noto a tanti telespettatori quella che è l'attività amministrativa. So che hai realizzato grandi iniziative, anche delle opere importanti per la comunità. Vuoi accennarci qualcosa, sindaco? E diciamo che sono stati 3 anni del mio mandato, 3 anni di questa amministrazione e in continuità dell'amministrazione precedente dell'ingegnere Malatesta, di cui io ne facevo parte come assessore, molto molto impegnativi dovuti appunto per il Covid, ma nello stesso tempo abbiamo ottenuto diversi risultati. Siamo beneficiari di diversi finanziamenti dal capoluogo allo scalo, alle diverse frazioni. E infatti in questi giorni abbiamo
diciamo, e verranno appaltati per un piccolo paese come Mignano circa 5 milioni e 8, 6 milioni di euro di opere pubbliche. E quindi l'impegno c'è dell'amministrazione comunale che mi onoro di guidare, un impegno costante, c'è più che altro invece la passione, perché oggi, ripeto, amministrare un piccolo paese, soprattutto i paesi collineari come i nostri, farebbero desistere chiunque ad impegnarsi in una campagna. Quando dico senso bellico la parola campagna, nel senso bellico della parola, cioè senso è molto molto difficile amministrare queste piccole realtà. Però poi la passione, l'amore per la propria terra ti portano a raggiungere risultati ragguardevoli per lo sviluppo del nostro territorio e non solo. Investimenti per 5 milioni di euro, che cosa rientra in questi finanziamenti, sindaco? Abbiamo 1.540.000 euro al capoluogo per la riconversione di un ex edificio scolastico non più utilizzato in centro polifunzionale per quanto riguarda tutta l'area del Montestella. Abbiamo ottenuto con Sport e Periferie 750.000 euro al campo sportivo. Abbiamo la messa in sicurezza di alcuni valloni al centro abitato di Omignano per 900.000 euro. Stiamo completando, già appaltati, il consultorio di Omignano al servizio dell'intero comprensorio. Da poco è attivo anche il servizio 118 di Omignano Scalo, quindi un servizio importante per l'intero comprensorio, per tutta l'area del Montestilla, perché avere una postazione 118 qui ad Omignano è fondamentale, perché il fattore tempo nell'emergenza e urgenza riveste un ruolo molto molto importante. E quindi un altro successo di questa amministrazione, e devo ringraziare anche i colleghi sindaci che hanno diciamo sollecitato, aderito a questo importante servizio, al servizio appunto del comprensorio della Valle dell'Alento e non solo. Per quanto riguarda invece la ricettività nel vostro territorio, quindi l'accoglienza ai turisti anche in vista di questo festival, prima edizione, il Tamurra Fest, come si presenta Omignano? Guarda, c'è un clima di festa, un clima di preparazione. Abbiamo anche delle strutture ricettive sul territorio che si stanno, diciamo, organizzando. Siamo molto, molto fiduciosi nella riuscita dell'evento, in quanto Mignano Scalo, per la sua ubicazione, la sua strategica posizione geografica, potrà essere un fattore determinante per rappresentare la cosiddetta location ideale dell'evento. Omignano è posizionato tra due maggiori centri del Cilento, Agropoli e Vallo, ma soprattutto a pochissimi chilometri dai rinomati centri balneari come Ascea, Casalino, Faceroli, Castellabate e appunto Agropoli. Quindi siamo fiduciosi nella buona e nell'ottima riuscita dell'evento. Cosa c'è di bello da visitare a Domignano? Facciamolo sapere anche ai telespettatori di Cilento Channel, che adesso ci vedono in tutta la regione Campania, quindi magari venire al festival, ma visitare, magari pernottare anche a Domignano Scalo. Per notare la mia scala, ma diciamo le nostre identità, la storica è più al capoluogo. Abbiamo un centro storico, abbiamo la chiesa San Nicola di Bari, abbiamo il Palazzo De Feo, il Palazzo Gurga, abbiamo il centro storico che riveste un'importanza che per questo motivo l'amministrazione cerca sempre di più di valorizzare, aderendo anche a progetti sia regionali che con i PNRR. Quindi nella Valle dell'Alento, Mignano Scalo, non ci sono veri e propri attrattori turistici, ma nel capoluogo, il centro storico con il suo Montestilla, il turista può tranquillamente godersi di un panorama nonché della storia del Cilento antico. E Anche poi della cucina, della tradizione culinaria, che sicuramente. oltre a questo evento della Camorra Fest, ci sono anche altri eventi a livello enogastronomici. Abbiamo la Sagra del Montestilla, che si terrà a metà agosto, dove ci sarà una degustazione dei prodotti tipici locali, molto sentita a livello provinciale. Diciamo che
Oltre alla Sagra di Montestilla abbiamo un altro evento che ci sarà ad agosto, il 6-7 agosto, le cosiddette notte Rupaiaro nel Guaidà Paglierole, artisti di strada, con la presenza di artisti di strada, nonché la degustazione di prodotti tipici proprio del Cilento. Poi non dimentichiamo anche il buon collegamento, no, sindaco, con la Cilentana, insomma siete davvero a ridosso, avete direttamente l'uscita sulla strada statale 18, appunto. Abbiamo anche la stazione FS di Omignano, molto diciamo, utilizzata da tutto il comprensorio. Abbiamo la stazione FS di Omignano, nonché anche l'uscita di Omignano della variante SS18. Ripeto, Omignano si presta per un futuro, diciamo, che ci si può lavorare sopra per far decollare questo territorio. Molto bene, Sindaco Raffaele Mondelli, io ti ringrazio anche a nome di tutta la redazione per essere stato con noi e ci vedremo sicuramente sabato, no Raffaella? Sì, sabato a Tutti, Domignano per tutti, questa prima. siete tutti invitati alla Tamorra Fest che il sabato e domenica è la prima edizione del Tamorra Fest. Quindi vi aspetto a Domignano Scalo. Assolutamente sì, allora ci vediamo sabato, Sindaco. Grazie per essere stato con noi e per averci dato tante informazioni. Grazie, grazie, grazie a tutti.